L'omnichannel significa che io vendo i miei prodotti a un cliente e non mi interessa dove li vado a vendere. Ok, mi interessa che l'aggancio, l'origine, l'attrazione che io genero sul mio cliente derivi da uno dei canali e l'experience che io riesco a generare all'interno di quel canale sia uguale per tutti i canali di vendita della mia azienda, perché comunque ormai lo sappiamo tutti che anche se io vado in negozio perché ho una sales assistant o una store manager brava, ci vado perché in quel momento magari voglio fare un'esperienza di un certo tipo, ma il 90%, se non di più, delle vendite che vengono finalizzate nel punto di vendita fisico derivano prima da un aggancio sui device. Quindi quello è l'omnichannel per me. È l'azienda che si assesta nella stessa maniera su tutti i canali disponibili che vuole avere, ovviamente, per raggiungere e vendere un prodotto al cliente, poi non diventa più importante dove lo vado a vendere. È chiaro che ci devono essere dei presupposti a monte, cioè se tu sei un'azienda retail oriented e hai 1000 negozi fisici, non puoi switchare sull'online perché distruggeresti il tuo modello di business. Quindi non c'è solo un tema di lo voglio fare, non lo voglio fare, sono capace, ma c'è anche un tema di lo posso fare perché il mio modello di business lo permette in questo momento, o quanto tempo ci posso mettere a switchare, a traslare il mio modello di business da una filosofia più retail oriented a una filosofia più digital oriented.